favorevole per la 30ª giornata del girone C di Serie D. Si prova a fendere sul lato di destra con Patarello che si accentra, si porta palla sul macino, la conclusione di Patarello sul primo palo, e c'è il primo intervento del match da parte dell'estremo difensore di casa Bonato, anche tra i noti, e quindi sarà una traversone. No, attenzione, già battuta la punizione, palla sulla destra per Galazzini, Galazzini guadagna il fondo, il traversone, la palla è stretta, c'è il tocco di Pilastro e la palla che esce di un soffio a lato del palo alla destra di Bonato. Tentativo di colpo di testa, Trento deve uscire, palla limite per Pilastro, contrasto con un avversario, Sciala prova a mettere ordine, palla in area, attenzione per Cattelan che incrocia il raso terra, a destra per Galazzini, vediamo Galazzini, arriva in gran carriera, il traversone di Galazzini, è un tiro cross sul primo palo, sembra Cattelan intenzionato a partire la sua battuta, la palla scende, il Castro che cerca un tunnel, rinviene lì, fase confusa del match, c'è l'intervento vigoroso, eccessivamente vigoroso, a piedi uniti da parte del numero 21 Tomasi, c'è Belcastro, finta Gatto, la battuta di Belcastro, la palla però non si abbassa, apertura panoramica per Pilastro che non riesce nel primo controllo però mantiene il possesso del pallone, colpo di tacco intelligentissimo, spreggio per Galazzini, Galazzini trae in rigore, la palla dietro, Aliu, Aliu 1-0 e gol di Papa Aliu, e il gol è tutto per la sua piccola celeste, e ancora la catena di destra del Trento che fa dei danni incredibili, colpo di tacco in Pilastro, attraverso i Galazzini e Aliu da rapace dell'area di rigore, era il posto giusto nel momento giusto, break del numero 24 che poi apre per Leite, Borges palla sul mancino, sterzata di Borges, ancora Borges mantiene il possesso del pallone, poi la conclusione e sulla linea arriva il salvataggio di Fabian Caporali, scambiano i tre giocatori, attraverso i Caporali, palla assolutamente interessante, la palla secondo palo, il tiro di Aliu, Caporali sulla sinistra, Caporali passo dobles, ne va a cambia passo, il traversone morbido a centrare, il colpo di testa di Aliu, prova a spingere adesso il Montebelluna con la palla per Cattelan, la conclusione sul primo palo, ha cercato di sorprendere sul primo palo Cazzara, premia il movimento sulla sinistra di Vedova che tocca all'indietro per Barra, Barra cross tesa, centra l'area di rigore dove è inspiegabilmente solo Cattelan che disturbato da Dionisi riesce in qualche modo a battere a rete, quindi Trento che adesso dovrebbe andare a cercare il secondo gol per la chiudere, la fine personale di Gatto che entra in area di rigore, la conclusione, la palla che finisce fuori da uno slalom gigante di Gatto, la Fasana, attenzione a Fasana, uno contro uno con Galazzini, se centra, si porta la palla sul destro, tiro cross, c'è la deviazione di Cazzaro, poi la palla resta lì, la conclusione di Precnicai alta, c'è stato il tiro cross di Fasana, in ritardo, palla sulla destra, palla messa in aria, attenzione per Cattelan, il controllo tra i notti, ci mette una pezza assolutamente per Fasana in posizione di ala sinistra, uno contro uno con Galazzini, entra in rigore, il traversone, la palla al secondo palo e non ci arrivano, di testa Cattelan e sul secondo palo Precnicai, corpo a corpo altra quota, adesso Ronchi riesce ad anticipare, c'è un intervento in gamba tesa di attenzione, arriva il cartellino rosso ai danni di Nunes che è entrato assolutamente in ritardo, andiamo a rivedere nel replay, parte in posizione regolare, lato corto della rigore, traversone sul primo piano, c'è un tentativo di colpo di tacco, c'è una caduta, sarà il richiamo, cartellino rosso, arriva il rosso per Pulsetti che viene allontanato per proteste, il direttore di gara si prolungherà ulteriormente l'overtime, la palla scode lato centrale, salta di tutti, la palla scorre pericolosamente dalla parte opposta con Barra che scivolata, non c'è arrivata, 1, 2, 3, arriva il triplice fischio del direttore di gara.